benvenuti al film francese in competizione nel 37esimo Torino Film Festival, Le Choc du Futur. Lo Choc del Futuro è la musica del futuro. Siamo a Parigi nel 1978 e c'è una ragazza che si chiama Anna che lavora sulla sua musica. Lavora, studia, pratica con le mani una musica che siamo nel 1978 che nessuno sembra volere, ma che lei sa che è la musica del futuro. La ragazza è Alma Jodorowsky ed è in scena praticamente dalla prima all'ultima inquadratura, è un'interpretazione vitalissima ed è, dal cognome l'avete capito, è non la figlia ma la nipote di Alejandro Jodorowsky. E la musica sulla quale lavora, e poi arrivano dei personaggi naturalmente che interagiscono con lei, è la musica elettronica. La musica che arriverà dopo è la musica che c'è oggi sostanzialmente. Allora, questo è un film che ha un'energia e una vitalità notevolissimi e devo dire che tutti quanti, quando l'abbiamo visto, ci siamo detti che era il film che ti invitava a ballare per tutto il tempo della proiezione sostanzialmente, perché ti trasmette veramente la passione e la forza sia della protagonista che di quella musica. Opera prima di un personaggio importante del mondo della musica, che è stato cofondatore insieme a Olivier Ribot dei Nouvelle Vague. Opera prima di Marc Collen. D'être là dans le festival de Turin pour mon premier film. Je pense que j'aurais pas forcément imaginé qu'il ait ce destin. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité. Grazie. Molte grazie di essere qui questa sera. Sono molto contento di essere con il mio primo film al Torino Film Festival. Non avrei immaginato questo destino per il mio film, ma sono felice. Va bene, allora vi lasciamo al film, anche perché dopo c'è il Q&A, per cui se no si fa tardissimo. E credo che appunto, come si è detto, se volete ballare potete anche ballare, non si offende. E buon divertimento davvero.